Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Episodio surreale nello studio del dating show Uomini e Donne dopo un incidente che ha visto coinvolta una delle protagoniste. Nuovo movimentato appuntamento con Uomini e Donne, format di successo del pomeriggio di Canale 5. Questa nuova puntata non è però cominciata nel migliore dei modi per l'opinionista Tina Cipollari. In studio, come annunciato da Maria De Filippi, è arrivato per lei un regalo da parte della dama Pinuccia, un sacchetto di riso tipico del suo paese di origine. Il regalo è stato accolto con stupore mentre ha destato il caos il biglietto di accompagnamento. Le parole scritte dalla dama Pinuccia non hanno fatto piacere alla storica opinionista del dating show. Da quel messaggio è infatti scaturito un nuovo botta e risposta infuocato che ha avuto dei risvolti inaspettati. Si tratta di un incidente che ha visto coinvolta proprio Tina, che si è lasciata andare ad uno sfogo liberatorio. Uomini e Donne, grande preoccupazione per Tina, clima infuocato. In questo nuovo appuntamento con il dating show, la signora Pinuccia ha portato del riso alla Cipollari con un messaggio: il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Parole che non sono piaciute alla nota opinionista, che si è quindi scagliata duramente contro la dama: sei un essere umano cattivo. Ti ringrazio per il regalo, ma non mi piace la frase che lo accompagna. Sei cattiva, lanci queste frecciatine e poi ti salvi col dire che non lo sapevi, che sei ingenua. Ricordati che una persona non la fa l'età. Nel corso del suo sfogo ha poi aggiunto con tono molto duro: sei tu che mi insulti e mi provochi. Se continua così oggi, io vado a casa. La lingua italiana la comprendi? L'opinionista ha poi invitato la dama a cambiare atteggiamento in studio ed anche nei confronti del cavaliere Alessandro, che continua a rifiutare il suo corteggiamento. Dopo questo botta e risposta è poi accaduto l'impensabile proprio per Tina. Mentre l'opinionista stava tornando al suo posto, stava infatti per cadere, e da quel punto ha sottolineato di essere vittima del malocchio da parte di Gemma Galgani ed appunto di Pinuccia. Questa ennesima esclamazione ha scatenato di nuovo la lite in studio con l'opinionista, che ha rincarato la dose. Queste nuove frecciatine hanno scatenato anche la reazione di Pinuccia, che ha nuovamente lasciato lo studio in lacrime. La donna è rimasta fuori per diverso tempo ed in suo soccorso è arrivato solo il cavaliere Alessandro, che ha provato in ogni modo a tranquillizzarla. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.